Pronto, buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Prova a parlare, Francesco. No, riprova. No, non funziona neanche sto qua. Prova adesso. Prova ancora. Prova ancora. No, aspetta un attimo, forse li hanno spenti un attimo solo. Prova adesso. Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda su Degama 5. Ci avevano spento un microfono. Grazie a tutti quanti, siamo ancora qui il 6 gennaio, giorno in cui i cattolici usano bruciare la strega nel modo più sprezzante che ci sia, il giorno in cui i cattolici hanno rubato feste pagane e le fanno passare per loro, e noi come pagani chiaramente siamo qui a festeggiare ogni festa, perché ogni giorno per il paganesimo è una festa, e noi avremo 365 feste all'anno, 365 feste per 24 ore, per 60 minuti, per 60 secondi, perché questo è il paganesimo, la magia e la stregoneria della vita. Infatti, c'è da ricordare appunto che gran parte delle festività, tipo appunto la festività della Befana, erano antichi rituali pagani che poi i cristiani logicamente erano resi più truci, quello del bruciare le persone, e non potendole più bruciare materialmente si accontentano di bruciare qualche simbiosi, qualche rappresentazione, qualcosa che assomigli, nell'attesa di tempi migliori che si possono riscaldare con qualche falò, con qualche rovo. C'è stata l'idea di fare, un'idea che è stata buttata là ma non avevamo la forza, di fare il rogo dell'inquisitore, c'era questo, o il rogo di Wojtyla, visto che i papi sono i primi bruciatori di bambini, i primi bruciatori di persone che ci siano nella storia. Beh, d'altronde non solo, cioè, a parte bruciare le persone, che è la cosa peggiore, non hanno problemi neanche di bruciare qualsiasi cosa, né bruciare le idee, e neanche di bruciare le città, certo. Come si sta divertendo il nostro maschera bianca che è in Vaticano, con il corso del Giubileo. Adesso non hanno problemi a demolire antichi rudini oppure di farsi i loro passaggi, e non hanno problemi ad avvelenare tutti quanti i romani per farsi un giubileo fasullo, tra l'altro, perché non esistono 2000 anni di cristianesimo, sì. Esistono 2000 anni di menzogna. Sì, non esiste neanche, cioè, i parroci, da quello che ho visto io un po' di interviste, si fanno pudore a dire che cos'è il giubileo ai fedeli. È un giubileo, sai, rispecchio a tradizione ebraica, si liberavano gli schiavi, no, col cazzo, chiaramente. Un conto è il discorso ebraico che faceva parte di una cultura precisa, di tradizioni di un popolo, tradizioni che vengono come emanazione di un dio assassino, ma comunque sempre tradizioni di un popolo, per cui in quanto tradizioni di un popolo hanno i loro tempi, i loro ritmi, hanno il loro rispetto, si combatte le idee, ma non si combattono i popoli. Un altro conto invece è il giubileo cristiano, che è un modo per arraffare soldi, è un modo solo per vendere il nulla e farsi dare denaro. Anche perché, sai, è tutta una scusa di dire era un riferimento ebraico, perché basta pensare che fino agli anni 70, 1970, la Chiesa era ancora anti-giudaica e anti-ebraica, senza nessun problema, cioè, nel senso che alcuni culti anti-ebraici sono stati tolti soltanto negli anni 70. Per chi è di Marostica si ricorderà benissimo la festa del Beato Lorenzino e il discorso dell'omicidio rituale ebraico. E questa festa fu, diciamo, contestata e fu tolta nel 1972-73. E la Chiesa fece un piccolo sforzo così di immagine nel togliere questi culti. Però basta pensare che, ad esempio, quando si decise di togliere i ricordi di culti anti-ebraici, tipo anche in Austria, ci furono i vescovi che ebbero grossi problemi, furono contestati. E adesso, logicamente, per coprire la loro menzogna, dicono che è sì un rituale ebraico, ma non è vero. Sono 2000 anni della menzogna della presenza cristiana su questo pianeta. E per celebrare uno dei 365 giorni e 6 ore della religiosità pagana, naturalmente ringraziamo tutti i nuovi amici che stanno arrivando via internet e via anche, vabbè, insomma, ormai le idee si stanno sviluppando, le idee prendono forza e prendono forma anche nelle persone. Ricordo che apriamo i telefoni soltanto gli ultimi 10 minuti della trasmissione, cioè alle ore 16:20, questo perché? Perché i cattolici si sono organizzati per dare l'assalto a questa trasmissione, per insultare i speaker di questa radio, anche non semplicemente noi o altre cose. E questo è veramente indegno, cioè è veramente la dimostrazione di uno squallore intimo e umano.
che è lo squallore del loro Dio, lo squallore del loro profeta, lo squallore dei loro santi, lo squallore del mettere in ginocchio bambini, perché alla fine è distruggere, bruciare l'eretico, bruciare chi ha idee diverse, mettere in ginocchio bambini, condizionare, castrare la vita. Questo è. Ecco, tornando sul discorso delle feste, io voglio appunto ricordare come è in fase di lavorazione, di studio, di fattibilità, il discorso di svolgere una festa pagana il 30 di aprile, il 1 di maggio nel Veneto. Questa festa è una festa pagana che viene svolta in Italia da molti anni. Normalmente si teneva in Lombardia, nella zona di Lecco. I nostri amici di Sacre Radici, che erano gli organizzatori di questo, quest'anno alla riunione di dicembre per la fine d'anno, ci hanno chiesto appunto se c'era la nostra intenzione di organizzare una festa pagana di Beltane nel Veneto, e allora adesso noi stiamo valutando la possibilità tecnica, materiale e concreta. Il problema c'è degli spazi, dei tempi, di varie cosette. Comunque, per chi è interessato a partecipare a una festività pagana, sappiamo, possiamo fissare la data già tra il 30 di aprile e il 1 di maggio. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ci siamo su internet, ci potete contattare in qualunque modo, non è assolutamente necessario interrompere quei quattro porci di cattolici che tentano di bloccare Staraio. Sì. 10 minuti di insulti glieli possiamo anche concedere, d'altronde i ferri roventi a Giordano Bruno e a milioni di individui facevano ben più male che la loro rabbia da impotenti. Ma d'altronde, sai, cosa gli è rimasto ai cristiani per affermare la loro esistenza, ai cattolici, visto che sono delle nullità? Gli è rimasta solo la capacità di insultare gli altri che si stanno realizzando. Di conseguenza, più loro insultano, e più è la manifestazione della loro nullità, della loro inesistenza, della loro vuotezza. E il loro insulto è più un grido di dolore e quasi un grido di dispiacere che si sono fregati con i romani. Ben gli sta, se ne sono voluta. Bene, riprendiamo i nostri oracoli caldaici, allora facciamo un po' di oracoli, poi parleremo dei magi, perché no? Parleremo proprio dei magi, la loro origine e chi sono i magi, partendo da Puec, storia delle religioni, e dopo prenderemo con un po' di cronaca, un po' di discorsi che faremo. Allora, siamo arrivati agli oracoli caldaici, all'oracolo 159, vi ricordo che seguo la sequenza di... la sequenza oracolare di Tonelli, che mi ha colpito, e sono gli oracoli caldaici, quegli stessi oracoli che ci sono rimasti per i commenti di Proclo, di Plotino e di altri personaggi, e ci sono rimasti questi frammenti. La sequenza dei frammenti dimostra l'esistenza di un percorso di stregoneria, di una storia della stregoneria, e questi frammenti ci portano a noi un ricordo antico, cioè un ricordo dei primissimi secoli subito dopo Cristo, da quello che si dice, in realtà è ben più antica. Vedremo dopo come questi oracoli si collegano a quelli che sono i magi, quello che sono lo zoroastrismo, quello che sono tutta la religiosità misterica del Medio Oriente. Ma poco importante. Comunque, in ogni caso, siamo arrivati a commentare il frammento 159. Vi ricordo che i frammenti sono 191, per cui siamo arrivati quasi alla fine. Dopodiché farò il mobbing, prenderò in mano quel discorso del mobbing che vi avevo detto fin dall'inizio, e dopo continueremo con Gesù di Nazareth il bastonatore, che è un lavoro che sto facendo, e probabilmente lo intercaleremo, se tutto va bene, se tutto va a buon fine, con un commentario alla Teogonia, di Esiodo, fino però alla prima generazione dei Titani, perché è un grosso lavoro che sto facendo, e dopo parleremo anche della pulsione di morte, un altro lavoro che ho in sospeso. Spero che un giorno o l'altro finirò anche di lavorare. Vabbè. Allora, siamo arrivati al 159. Frammento 159 dice: colpite da Ares, sono più pure le anime di chi ha abbandonato il corpo per violenza che non per malattia. Questa è un'antica leggenda pagana, Questo frammento rappresenta un aspetto dell'antichissima disputa fra gli antichi pagani e i cristiani. Morire nel proprio letto. Questo era l'augurio che i cristiani si facevano, era un morire per malattia, un morire per consumazione, era morire secondo il ben volere del loro Dio padrone. Il cristiano ritiene che la sua vita sia un dono del suo Dio padrone, e pertanto ritiene che solo il suo Dio padrone ha il diritto di togliergliela. La Chiesa Cattolica estende questo diritto
anche ai rappresentanti in terra del Dio. La morte per malattia o per consumazione, disperazione, sottomissione, eccetera, permette ai cani della terra, gli esseri malati della regia vitale stagnata, di cibarsi dalla distruzione della persona. Una distruzione che può non alimentarli solo quando, nel processo di distruzione, la persona pratica la propria volontà per sviluppare comunque degli intenti, dei propositi e dei progetti. Un individuo che ha perso una gamba può vivere disperandosi per la perdita della gamba, piangere, disperarsi e consumarsi giorno dopo giorno, oppure può riconoscere di aver perso la gamba e di progettare un modo diverso la sua vita, tenendo presente che si è verificata questa perdita. Il fatto di aver perso la gamba non significa aver perso la capacità di progettare la propria vita. In ogni caso, a parità di costruzione della propria vita, chi muore in una frazione di tempo ha la possibilità di concentrare tutto il proprio divenuto in quell'istante, con molte più probabilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Chi invece muore lentamente deve aver seguito un cammino virtuoso di costruzione del proprio corpo luminoso e di sovrapposizione di bisogni e di tensioni sul corpo fisico e la ragione. Se non ha fatto questo ed è afflitto da malattia, deve essere in grado di sviluppare un grande numero di interessi astratti sui quali concentrare le sue passioni e le tensioni della sua trasformazione. Chi è costretto a letto per malattia mortale e ancora si interessa alle trasformazioni degli interessi sociali, del pensiero astratto, dell'educazione e dei problemi della vita, è sicuramente una persona che ha costruito il proprio corpo luminoso e che interpreta le tensioni e le aspettative del proprio corpo luminoso come se fossero aspettative e interessi della ragione. Se io sono sul letto di morte e mi arrabbio per questioni sociali o politiche e mille altre ancora, anziché pregare, significa che ho coltivato l'eternità. Io percepisco in quel momento l'esserci riuscito a costruirmi. Ma dal momento che non esiste nella ragione le espressioni, le descrizioni e i comportamenti che indicano questo mio esserci riuscito, io trasformo in aspettative della ragione, attesa dei risultati di una votazione o di risultati positivi, attesa di conoscere la fine di un romanzo, come va a finire un film, come va a finire un giallo, anziché mettermi a disperarmi o a pregare perché sto morendo. Morire per mano di Ares significa morire nell'esercizio del proprio intento, significa morire nel tentativo di portare a termine i propri progetti, le proprie strategie d'agguato, significa morire nel tentativo di costruirsi e dilatarsi, oppure significa essere travolti dal tentativo di dilatarsi di qualcun altro, significa aver subito una sconfitta. Nel soccombere concentriamo tutto noi stessi, tutto il noi stessi che abbiamo organizzato per far fronte alla contraddizione che ci ha fagocitato. Morire per mano di Ares, in ogni caso, a meno che non si tratti di chi soccombe dopo aver vissuto mettendo in ginocchio chi non si poteva difendere, significa trasformare se stessi nell'infinito dei mutamenti. Per questo motivo le anime sono più pure. Non si tratta di purezza come intesa dai cristiani e dal loro concetto di peccato, ma si tratta di forza e concentrazione attraverso la quale costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti. E qua c'è ben poco da dire in realtà. Frammento 160. Legge dei beati, puntini, 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 indissolubile, puntini, 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 che l'anima torni a vita di uomo, non di animale. Che l'anima torni a vita di uomo, non di animale. Nel mondo della ragione, l'essere umano è posto a padrone del mondo esattamente come la ragione è padrona dell'essere umano cui appartiene. Riuscire a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso da esseri umani, come per tutte le specie dell'essere natura, significa andare oltre la natura stessa, significa proiettarsi oltre la sedimentazione con l'essere natura. Nel paganesimo politeista, l'essere della natura trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ogni specie ha fatto in modo che gli esseri che esprime siano nelle migliori condizioni per esprimere questo. Le scelte dei singoli esseri determinano la qualità del corpo luminoso. La qualità del corpo luminoso determina la forza in cui, la forza di libertà raggiunta dal singolo essere. La forza in libertà raggiunta in prime era giusto, scusate un attimo. La qualità del corpo luminoso determina la forza di
in libertà raggiunta dal singolo essere. È un po' complicato, ma è questo il concetto. La forza in libertà raggiunta imprime la spinta per la trasformazione nell'individuo. Nel paganesimo politeista, partorire il proprio corpo luminoso comporta il raggiungimento della propria libertà, il cui grado varia a seconda del potere di essere espresso dal corpo stesso. Le trasformazioni successive del corpo luminoso variano a seconda della qualità soggettiva espressa. Possono continuare sedimentando con l'essere terra, con l'essere natura, con l'essere sole, o proseguendo la propria sequenza di mutamenti liberi da legami. I legami sono le relazioni che si costruiscono affinché la propria consapevolezza non vada dispersa. L'essere natura è composta dalle consapevolezze degli esseri che lo hanno praticato e vissuto. In questo caso, tornare a vita da uomo e non da animale ha il significato di proseguire la sequenza di mutamenti senza legame con l'essere natura. Il legame che gli antichi egizi indicavano era quello con l'essere sole. Altre culture indicavano i meandri oscuri dell'essere terra o i meandri dell'essere natura. Gli stregoni indicano i meandri del cosmo infinito attraverso la pratica di libertà. Indicano come sia possibile seguire la propria sequenza dei mutamenti senza sedimentare su un essere gigantesco per continuare il proprio sviluppo, almeno per ora. La legge dei beati è il loro intento, è l'azione attraverso la quale costruiscono il loro potere di essere per proseguire nell'eternità dei mutamenti senza sedimentare in un altro essere gigantesco per poter continuare la trasformazione. Tornare a vita di essere umano praticando l'azione che porta allo sviluppo del proprio potere di essere, questo vale per quasi tutte le specie degli esseri animali, salvo per quelle che costituiscono il potere di essere dell'essere natura, dove il soggetto che si costruisce è l'essere natura stesso. E questo sono virus, batteri e altri. Per quanto riguarda il concetto di intento che appare nella mia filosofia, no? E viene trasposto per leggere tutti i sistemi filosofici pagani antichi, lo vedremo come in Esiodo il concetto di intento è l'eros increato. Secondo il farò la teogonia, eros, l'increato, che è al di fuori di Gaia, al di fuori di Gea, non è altro che l'intento della vita. Qual è l'intento dell'essere umano nella ragione, l'intento fisiologico dell'essere umano, se non l'espressione dei suoi appetiti sessuali? Perché questo? Perché questo genera la natura, perché questa è una finalità della vita. Ed Eros increato non è altro che la spinta di espansione di ogni essere all'interno delle proprie determinazioni. E le determinazioni dell'essere umano e degli esseri della natura, come noi li conosciamo, sono spinte sessuali che partono da Eros. Per cui l'intento è la soddisfazione dei propri bisogni, cioè la strategia soggettiva con cui soddisfare i propri bisogni. E nell'essere umano il bisogno sessuale è talmente forte, talmente preponderante, che Eros in questo caso sta a significare l'interezza degli intenti dell'universo. Per cui quando parlo di Eros, vedremo nella teogonia, quando farò la teogonia di Esiodo, e quando parlo di intento, significo in realtà la stessa cosa. Cioè ciò che attrae qualsiasi fare, qualsiasi strategia degli esseri. E questo è una cosa molto particolare, però è la differenza fra paganesimo e le religioni monoteiste, purtroppo. Ed è fondamentale questo. Infatti vedremo come le religioni monoteiste, ve lo racconta Francesco, la distruzione dei rapporti sessuali, degli appetiti sessuali, sia la strategia fondamentale della loro azione. È sempre la distruzione di qualcosa. È sempre la distruzione. Cioè nel senso che quando un cristiano parla, quando un cristiano dice, devi toglierti qualcosa, devi privarti di qualcosa, devi rinunciare a qualcosa. Devi rimpicciolirti. Sì, devi sempre... Una cosa fondamentale devi rinunciare a questo. Il motivo per cui tu devi rinunciare non è detto. E perché si deve chiedere a una persona di rinunciare a qualcosa che gli è naturale? Perché logicamente chiedendogli una rinuncia a una cosa che è naturale si crea una situazione di tensione. Creando una situazione di tensione si crea una situazione di conflitto. E i cristiani sono capaci solo di creare conflitti e distruzione nelle persone, di perciò chiedono sempre di rinunciare a qualcosa. Già la stessa richiesta abbi fede significa rinunciare alla tua intelligenza. Esatto. Se noi abbiamo un cervello che si è formato per cultura, ambiente, in migliaia di anni, e poi migliaia di anni viene qua un ciarlatano qualsiasi che si spaccia per Gesù Cristo salvatore del mondo, che si dice figlio di un creatore del mondo, dice devi salvare te stesso. Da cosa?
se in migliaia di anni io ho studiato una cultura, milioni, una civiltà, di anni, parliamo di civiltà, diciamo, che si può datare dal punto di vista archeologico, sì, cioè, storico, nel senso, sì. Perché fanno date la mitologia, no, io voglio parlare di dati concreti, fa dopo migliaia di anni che esiste una cultura, una civiltà, che sono esistiti imperi, civiltà, sono state formulate idee, gente che ha elaborato, gente che ha costruito, gente che ha scoperto cose, fa no, devi rinunciare alla tua intelligenza perché devi avere fede, perché ti devi salvare. E devi sempre rinunciare. Nel cristianesimo esiste sempre un unico termine, che è rinuncia, ma la rinuncia più grande che i cristiani chiedono è la rinuncia a se stessi, che è la presura, esatto. Rinuncia. Ed è la trasformazione dell'individuo da individuo in se stesso a individuo assoggettato, individuo gregge, massa di manovra, distruzione, perché alla fin fine cosa dà l'individuo per sottomettersi? L'individuo per sottomettersi da se stesso, cioè cede se stesso. Sì, ma cosa fanno poi i cristiani, sempre legati al loro presunto Dio creatore? Nel momento in cui le persone dicono noi non siamo disposti a rinunciare, fanno no, verrà la fine del mondo, perciò dovete rinunciare al mondo. Sì, dopo aspettano il 2000, gli apocalittici aspettano il 2000, il fine del mondo, cavolo, non c'è stato, ma allora le sacre scritture sono sbagliate? No, non è che loro sono sbagliati, è che noi abbiamo interpretato male, perché sicuramente verrà la fine del prossimo anno, no? C'è questa spada di Damocle, di terrore sugli esseri umani, morire, e ti succederà questo, ci succederà l'altro, che serve per impedire all'essere umano di progettare se stesso, di espandere se stesso. Sì, ma perché la cosa, tanto c'è la fine. Ma la cosa più atroce è che le persone prendono con serietà queste cose, cioè nel senso che sarebbe solo da ridere in faccia, cioè nel senso a questi salti mortali, questi arrampicarsi sugli specchi, sul cercare, certo, di salvare una parola che è inutile, che è falsa fin dalle origini, la gente comincia poi a fare distinguo. Sento ad esempio anche su trasmissioni su Radio Maria, su Radio Gamma 5, no, non so, forse mi sbaglio, ogni tanto sbaglio le frequenze, che mi dicono, fanno il problema, ma Cristo non ha inventato tanti sacramenti, ha inventato solo due. A cosa servono i sacramenti che erano fondati? Non servono a niente, cioè. Pensate che uno dei sacramenti fondamentali è il battesimo. Sì, e il battesimo cosa l'hanno inventato? Per togliere il peccato originale, cioè dire tu nasci e sei già marchiato perché secondo qualcuno all'inizio hanno peccato contro la volontà di Dio. E di conseguenza una persona che viene al mondo è condannata e c'è bisogno che venga purificata dal peccato originale. Pensate alla bestialità e all'assurdità di questo. E c'è gente che usa la sua intelligenza per cercare di salvare queste cazzate. Sì. Beh, ma vedi, c'è qualcuno che mi dice, ma perché parli così male? Ma c'è più di qualcuno. E dice, ma scusa un attimo, ti sto dicendo che il Dio creatore non esiste. Sto dicendo che il tuo patto di Nazareth non è mai esistito. Che sono quattro progetti politici che avevano lo scopo di costruire prima una piccola setta, un piccolo gruppo, avere controllo su alcune persone. Dopo, per una serie di condizioni storiche, hanno avuto il sopravvento e hanno distrutto l'umanità. Ti sto dicendo che è tutta un'invenzione. E dopo tu mi dici che il santo, che è stato fatto santo perché credeva in Dio, è buono, è un truffatore. Cioè, ma è un truffatore solo perché credeva in Dio. Cioè, se ti dico che il tuo Dio è un truffatore, cioè non esiste, è solo un'invenzione, è chiaro che conseguenzialmente, non per logica, ma come conseguenza, è tutta una truffa. Per cui posso solo essere indignato davanti alla truffa. Ma a me, io trovo, sarebbe da arrabbiarsi che ridere, che delle persone stiano ad esempio a disquisire sul termine del battesimo. Dicono, ma il battesimo è uno dei sentimenti, è uno dei sacramenti istituiti da Cristo e sono giusti. Ma perché l'ha istituito? Cioè, io voglio capire il motivo. Cerca di andare alla ragione, cerca di capire il perché c'è questa cosa. No, c'è bisogno di aggrapparsi, di rimanere chiaramente sottomessi a questa immagine di Cristo. D'altronde è su un crocifisso che ti può crollare addosso sempre. Però questa è la cosa atroce. Che uno salva la manifestazione di un principio che è assurdo, cioè questa è la cosa ancora più pericolosa. Cioè, ma provate a pensare solo al concetto di battesimo, cioè di dire a un bambino è un peccatore, è già condannato dalla sua nascita soltanto perché io gli attribuisco un peccato contro Dio. Cioè, rendetevi conto dell'atrocità di una simile affermazione, e si viene a dire appunto che il Cristo ha portato la salvezza al mondo, ha portato l'illuminazione al mondo, ha portato l'aiuto al mondo, ma porta soltanto delle cose che sono criminali. Cioè, questo è da dire in maniera proprio fondamentale. Sì, poi c'è qualche imbecille che dice che questo pazzo avrebbe detto di amare il padre e la madre, per esempio, dicono, no? In realtà non è vero. Cioè, io guardando così prima, stavo cercando un passo che mi interessava, no? Ho trovato su Luca che dice tu devi amare me e devi odiare tuo padre, tua madre, tua sorella, tua sorella. Cioè,
tutto è in funzione mia, cioè la sottomissione è in funzione della sottomissione, esatto. Cioè non esiste la libertà della persona, se nel cristianesimo proprio questo è negato. Va bene, facciamo l'ultimo oracolo e poi passiamo ai magi. Facciamo il terzo oracolo per oggi, ed è il 161, puntini, puntini, puntini. Pene che artigliano i mortali. Che cosa sono le pene? Quali sono le pene che artigliano i mortali? Le pene sono quelle che i cristiani chiamano il dolore come manifestazione della volontà del loro Dio padrone, quel dolore che attanaglia il loro bisogno di libertà e li rende schiavi dell'aspettativa dell'intervento del Dio padrone, li rende schiavi dell'aspettativa di un suo intervento, il dolore come distruzione dell'individuo che subendolo lo accetta, facendo di quell'accettazione manifestazione della sua sottomissione al volere del Dio padrone. Le pene dell'esistenza come prodotto delle contraddizioni dell'esistenza alle quali il soggetto non è in grado di opporre la propria volontà, perché la sottomissione e l'accettazione della fatalità gli è stato imposto con la violenza del condizionamento educazionale. Le pene come elemento di accentramento dell'attenzione soggettiva, un'attenzione che viene privata della capacità di spaziare nelle cause e nelle relazioni che producono dolore per fermarsi al dolore come oggetto in sé. Questo, fermarsi nel dolore come oggetto in sé, è l'essere artigliato dalle pene, un essere artigliato che impedisce all'essere umano di risolvere le contraddizioni dell'esistenza e di spaziare nell'infinito che lo circonda. Quando un essere umano è artigliato dalle pene soggettivandone l'artigliamento, non ha più volontà per liberarsi dal dolore, lo accetta con rassegnazione, lo accetta con accettazione, diventa dipendente da quel dolore e desidera rinnovare negli altri esseri umani lo stesso dolore perché questo gli dà sollievo. Anzi, gli altri esseri umani devono soffrire ancora di più, mentre egli rappresenta il suo dolore come manifestazione del Dio. Mentre gli esseri umani soffrono di dolori fisici per la determinazione soggettiva, che la determinazione soggettiva potrebbe eliminare qualora le condizioni oggettive lo permettessero, chi ha soggettivato il dolore soffre di condizioni psichiche che allevia, nutrendosi del dolore fisico di quelle persone che non possono uscire da quel dolore, perché lui blocca lo sviluppo dell'oggettività affinché costoro soffrano. Così costui si è trasformato in un produttore di pene attraverso le quali artigliare gli esseri umani per impedire loro di distendere le loro ali e dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. I morti producono altri morti per alleviare la propria sofferenza di zombie davanti alla vita. Queste sono le pene che artigliano i mortali. La più grande creazione del dolore dal punto di vista fisico la fecero i cristiani quando eliminarono la medicina, distrussero la medicina. L'ultima statua fu quella di Esculapio che venne abbattuta in Sicilia. Quando la statua di Esculapio fu abbattuta in Sicilia, i barbari arrivarono in Sicilia e la Sicilia venne distrutta. Ma prima dovettero abbattere la statua di Esculapio o di Asclepio. Chiaro questo? Ricordatelo sempre questo. Quando si distrugge il sistema sociale, si distrugge la vita, si peggiora quello che già c'è, magari è brutta anche la vita in sé, ma anziché andare avanti e migliorare le condizioni di vita, si distruggono i simboli della vita, si distrugge la vita stessa. E chi ha anelato a distruggere la vita stessa era perché aveva il dolore psichico da soddisfare, si è abbeverato alla fonte di morte. Bene, Francesco. Vabbè, ci sarebbe anche da dire una cosa. Cioè, sul coso di Esculapio, cioè pensa, si fa divinità, una divinità che viene ad aiutare gli uomini concretamente e che dà la capacità tecnica agli uomini di aiutare gli altri uomini. E invece i cristiani fanno un presepe stupido a cui portano le persone che devono dire: guarda, il povero Gesù bambino è nato per le tue sofferenze, è venuto a morire per te, ha sofferto per te, è venuto per il tuo bene. No, ti dirò ancora di più, Francesco. Adesso se passai 2000 anni dall'ora circa, no, 1600 quando abbattono la statua di Esculapio. Esculapio, i suoi tempi, cioè la vipera di Esculapio, no? Portavano i feriti nei tempi e lo facevano dormire di notte, mollavano le vipere di Esculapio nel tempio, le quali attratte dal sangue mordevano la ferita di chi era ferito. Bene, questa pratica portava alla rimarginazione delle ferite, nessuno ha mai capito perché, in effetti è una cosa magica. Dopo la Levi di Montalcini ha avuto il premio Nobel per
per il principio dei fattori di ricrescita. Sì. Bene, nella saliva della vipera di Esculapio è presente il fattore di crescita della pelle, per cui anche meccanicamente, anche dal punto di vista della medicina ufficiale, si comprende come questo funzionasse. Cioè non ha fatto guarire la lebbra con un colpo di bacchetta magica. Esatto. Esculapio aveva espanso se stesso, aveva percepito la natura, era stato abbastanza pronto ad afferrare qualcosa che gli si è presentato, cioè aveva il potere di essere, per afferrare quanto gli era presentato, ha avuto il potere di afferrare quell'intuizione, di trasportarla nella vita di tutti i giorni e di trasformarla in una cosa utile per gli uomini. Concreta, questo, immediata, tangibile. Questo è un uomo che si è fatto Dio, cioè questo è il farsi Dio di un uomo e la sua rappresentazione, ma un tempio che fa, ma ne fa su mille tempi, perché? Perché indico agli uomini un percorso per farsi Dio, sì, cioè un percorso che va bene per tutti. Sì, ma quello che l'ha fatto, cioè tutte le divinità lo fanno senza il bisogno della gratitudine, cioè prima fanno per il loro potere. Sì, no, ma prima fanno, non fanno per ottenere qualcosa in cambio. E poi sono gli uomini che, visto che la divinità è utile, dico, beh, visto che mi è stata utile, ti faccio una statua. E se la cavano anche bene, perché mica li chiede di rinunciare a se stessi, di pensare alle pene dell'inferno, di vivere la sofferenza, di piangere. Cioè dicono, visto che la divinità mi è stata utile, dopo che la divinità mi è stata utile, io, uomo, posso anche erigere uno stato a questa divinità. Sono un po' l'importanza di Esculapio, che dalla Grecia cambia nome a Asclepio, o viceversa, non ha importanza, e va a sostituire Salute come divinità, che già aveva sostituito Strena. Quei regali che avete fatto ai figli si chiamano Strenne, no? Dalla divinità Strenua, che è una divinità sabina, la divinità della felicità, del benessere fisico, del benessere anche materiale. Per cui quando voi avete fatto i regali per Natale ai bambini, sì, no, ma avete celebrato una divinità del benessere pagana. Ecco, tanto visto che siamo sul discorso della Befana e del 6 di gennaio, benissimo, c'è una piccola polemica. È successa a Salerno. Allora, la notizia è data così: Salerno ha accolto l'appello delle madri, cimitero aperto di notte per portare la Befana ai figlioletti scomparsi. L'iniziativa del comune divide i sacerdoti, aperte virgolette, cedimenti ai riti pagani. Cioè, allora, il parroco del paese, di fronte all'iniziativa di un'istituzione, che di fronte alle richieste dei cittadini, dicono, per i genitori che hanno dei bambini morti, possono portare sulla tomba i regali e i loro bambini morti, il parroco si arroga il diritto di dire, fa, questo è un cedimento a rituali pagani e non è giusto che questo venga fatto. Cioè non è che il comune ha imposto ai genitori, i genitori che avevano dei bambini morti avevano tutto il diritto di dire, possiamo fare questo, il comune di fronte alla casa dei cittadini, fatelo, non ha dato nessuna valutazione politica, economica, religiosa, nessuno fra i genitori e nessuno nel comune a Salerno ha pensato a questo, e di fronte alla volontà del legame sentimentale dei genitori verso i figli morti, soprattutto i bambini morti, di fare questo gesto il giorno della Befana, fa il parroco, dice, un cedimento ai riti pagani. Bene, il parroco ciarlatano si è solo limitato a dire questo. Fossero stati 200 anni fa, forse chi avrebbe proposto questo sarebbe finito sul rogo, e finirebbe ancora se avessero la capacità e il potere di farlo. Cioè, rendetevi conto che di fronte a un'esigenza concreta, a un desiderio concreto di una persona, che non crea nessun disturbo, perché d'altronde dicono, fa, noi chiediamo soltanto che il comune lasci aperto il cimitero, che io genitore vada sulla tomba di mio figlio e possa metterci i regali. No, non possono farlo perché è un rituale pagano. Cioè, rendetevi conto l'astrusità, la mostruosità di una simile affermazione e di un coraggio, e nessuno ha coraggio di contestarlo. Cioè, come di fronte alla sofferenza reale di una persona, no, perché questo qua è un rituale pagano. Cioè, e tranquillamente il parroco ha parlato, e c'è gente che gli dà retta, no, perché non si può fare questo. Ma questo significa chiaramente volersi intromettere, e soprattutto significa chiaramente che non gli frega niente della sofferenza delle persone, perché il desiderio dei cristiani è che le persone soffrano, e se possono soffrire ancora di più, meglio, e se possono creare ulteriore sofferenza, che soffrono ancora di più, perché logicamente la sofferenza rende simile al Signore, rende simile a Cristo che soffre sulla croce, che ha sofferto per voi. Se Lui ha sofferto tanto per voi, voi dovete soffrire ancora di più. Vi ricordo che chiunque porta una crocetta al collo, la sofferenza la presenta a chi ha davanti. Cioè, se voi guardate le crocette, hanno sempre l'immagine del crocifisso davanti, no? Che viene presentata questa sofferenza a chi ci sta di fronte, non a se stessi. Sì, no, ma cioè,
il Papa rappresenta i vescovi rappresentano i preti rappresentano la gente si rappresenta l'una con l'altra. Cioè, tenete presente sempre questa immagine. Sì, no, ma voglio aggiungere una cosa. Queste possono sembrare affermazioni dure da parte mia, ma la prova concreta ce la dà un sant'uomo come Cardinal Martini. Mm. Il Cardinal Martini dice, virgolette, fa, aperte virgolette, fa, l'uomo non è anche padrone assoluto della propria vita. La riceve come dono affinché possa in ogni istante di essa fino all'ultimo rendere lode a Dio. Chiuse virgolette, parole del Cardinal Martini. 7 dicembre 1999, non nell'Inquisizione. Cioè, rendetevi conto che quello che io ho affermato prima è motivato da questo. Lui lo dice e fa. Cioè, io non userei mai il termine neanche di padrone. Direi, la vita appartiene alle persone. La vita è delle persone, è la loro vita. Hanno diritto a vivere. Lui usa il termine, logicamente è un prete, è un cristiano, usa il termine padrone. Ma parla di padrone assoluto. E dice, la vostra vita non vi appartiene, perché la vita ve l'ha data Dio. Perciò, se Dio la può togliere, io che rappresento Dio ve la posso togliere. Cioè, significa chiaramente trattare le cose, le persone come cose, come oggetti, come cose secondarie, come cose di nessuna importanza, perché se la vita non vi appartiene, io che rappresento Dio ve la posso togliere in qualsiasi momento. Questa dichiarazione del Cardinal Martini, uno dei prossimi papabili, sì, anche uno se dei prossimi beati, se muore prima uno dei prossimi beati, certo. Tranquillo. Ma non so, perché stavo guardando sull'Espresso una serie di papi beati e sembrerebbe che l'unico dei papi che non è in via di beatificazione sia quello che non voleva prendere posizione per la prima guerra mondiale, sia quello che prese posizione quasi a favore dei modernisti, cioè quello che aveva delle aperture un po' diverse, è l'unico, mentre invece Pio XII che aiutò a sterminare gli ebrei è in via di beatificazione. Beh, ma comunque questo fa parte delle tecniche strategiche. Ma comunque dai, se c'era qualche devoto, qualche santo, qualche beato, qualche papa, vedrà che troveranno una scusa per sempre per farlo beato, perché se qualcuno può essere preso al laccio, intrappolato, con la scusa di un presunto prete buono che non esiste, state sicuri che lo faranno beato. Sì, non sì. Tanto perché avesse valore, perché nessun beato della Chiesa esiste, nessun santo della Chiesa esiste e non esiste la santità nella Chiesa. Ma se si permette alle persone di poterle controllare, benissimo. Bene. Francesco, passiamo ai magi. Visto che loro si divertono a dire che i magi sono venuti, proviamo a vedere un attimino chi sono questi magi. Vi ricordo che...